amici. Questo è il mio modo, non sono pazzo. Ho capito che sei pazzo. Allora, un saluto a tutti dal Pullman. Oggi il viaggio della speranza. Sto qui con Rosario Boniz. Ciao ragazzi, come state? Il viaggio della speranza, buongiorno. È un bel viaggetto, ragazzi. Tutti felici, diciamo. Come state? Vicky Giustino, che bello. Giusino. Giusino. Ragazzi, scusate, perché il viaggio, perché insomma, della speranza. Cioè, devo prendermi un caffè. Schiumato o corretto? Siamo affamati, un bel piatto di lasagne e di cannelloni sarebbe veramente carino, diciamo. E tu che preferisci di più, lasagne o cannelloni? Oddio, tutte e due, i cannelloni, ma bella la pastiera, mamma mia, sai che i cannelloni sono buoni, ammazza. Andiamo a finire a Striscia la Notizia, sarebbe bello. E chi osa? Tutti i giorni, lo conduciamo assieme a Striscia. Magari, oppure cantiamo, andiamo a fare le veline noi. Ma cantiamo anche le veline, tesoro. Tanto la mora e la bionda facciamo, sì, tanto oramai qui. Ho fatto il pilovino per il Together Now della musica. Canti? Sì, canto. Ma mo è finito, eh? Purtroppo se non mi hanno preso perché non ero raccomandato. Secondo me, diciamolo. Ho fatto il pilovino, ho cantato adagio a Cinecittà, mi hanno applaudito. Però non mi hanno preso perché non ero raccomandato. Poi alla trasmissione una. Ma t'hanno applaudito? Ma t'hanno applaudito quando andavi via o quando? No, al pilovino, proprio mentre prendevo la nota più alta di adagio, era una canzone bellissima. Mi hanno applaudito quelli della Endemol e mi hanno fatto capire che mi prendevano. Però poi una in trasmissione ha cantato la stessa canzone e è andata direttamente in finale con adagio. Io ci sono rimasta, cioè adagio potevo stare io, cioè avevamo la stessa voce, cioè se vabbè, canto, canta un pezzettino. Aspetta. Ma dimmi che ci sei quando che vorrai mi vedere in te. Abbracciami con la mente smarrita senza di te. Dimmi chi sei, sì ci crederò. Musica sei, adagio. E qui l'ha presa piano, pensate se la prendeva forte, che succedeva. Non ho schiantato la voce. Se l'avessi, mi fossi preparato. Perché faccio degli acuti pazzeschi. Quindi io mi appello alla Endemol. Allora, amici di Endemol. Endemol Shin. Non ero raccomandato. Mo te raccomando io. Per Sanremo direttamente. Andiamo a Sanremo, una bella canzone, discografici, ragazzi. Ma forse magari perché non gli piaceva adagio, un'altra canzone? No, questa ha detto è il massimo. Gli ho fatto anche l'imitazione di Barbara D'Urso, di Carmen Di Pietro, perché sono anche imitatore, faccio un po' di tutto. Anzi, mi hanno detto che Carmen Di Pietro mi possono utilizzare per truffe, perché la sua imitazione è così perfetta. A voce? Sì. Mai? Sì, siamo qui sul Pullman, con la salsiccia e il pesce che ho portato al pomeriggio 5. Sì, ci stanno i miei figli, Alessandro, mia figlia, il latte. Sì. E Barbara D'Urso? La settimana della Portocello, sì, assolutamente. E Barbara D'Urso? Ragazzi, cominciamo Striscia, ci vediamo da Manila Gorio al punto, il programma che spacca, Carfuccio, Dolce Amaro, ragazzi col cuore, è partito, vabbè, allora vediamo che scrivono tanta roba qui, vediamo un po', Fare tutto, anche Manila Gorio, secondo me vai Manila.
Ciao a tutti, sono Manila Gorio, ci vediamo al punto, programma che spacca, allora ci sarà Nicky Giusino, Rosario Muniz, Lembe, Vesicchio, ragazzi, Rocco Siffredi, mi raccomandatone che spacca, 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 allora ci vediamo al punto, Antenna Sud, mi raccomando, vi aspetto a tutti, ragazzi, su Antenna Sud, un programma rete veramente meravigliosa, ragazzi, un programma veramente fantastico, strepitoso, meraviglioso, allora ragazzi, mi raccomando, vi aspetto a tutti, Rocco Siffredi ci sarà anche, mi fanno segno della regia, e allora, quindi sono Manila Gorio, sono stata con Chanto anche, ragazzi, mi raccomando, ero così freddo. Sei fidanzato tu? Come? Sono fidanzato? Allora, capita la domanda, sei fidanzato? Beh, oddio, attualmente no, sono in cerca, diciamo, sì. Di avventure? Di fidanzati, io sono casto, ma di moda la castità adesso, Allora, c'è sta questa qui che stava qui, ha parlato tutto il tempo di castità, chiusa, sì, monaci. La Cipriani è casta, Flavia Vento è casta, tutte caste ormai. Pure te sei casto? Pure io vado casto, da 2 minuti. Come la Cipriani sono casto, stessa castità, Vabbè. Sono una giornalista anch'io, non mi hanno radiato ancora, insomma, per me l'adusso purtroppo, insomma... Sei giornalista tu? Iscritto all'ordine? Sì, io sono iscritto all'ordine, non mi radiranno mai. Sono iscritto in un ordine molto particolare di giornalisti. Tu sei pure laureato in lingue, no? Laureato in lingue. Alla Bocconi. La Bocconi, come Sara Tommasi. Stesso università. La ragazza la stiamo a scandalizzare, mamma mia. Vuoi fare un saluto? No, niente, non vuoi fare un saluto, niente. La mano solo che saluta. La mano mica si riconosce, oh, saluto. Ecco, la mano di una super top model. Casto per scelta tua o degli altri ti hanno scritto? No, diciamo casto per scelta. La castità è un valore aggiunto, come direbbe la Marchesa, adorati, il grande fratello Vito dobbiamo entrare, mi chiamano Marchesa, non la contessa De Blanca con cui ho litigato, adorati, oh, se ci fosse Marina, prima di me la pace all'anna sua, ma sì, adorati. Vabbè, poi che altro fai? Tesoro della zia. No, no, dico canti. Ah, penso l'imitazione. Aspetta. Recito. Pure, tipo? Vai, pezzi drammatici, insomma, di tipo film dagli argento, dopo. No, no, che cosa vuoi? No, dimmi, no, lasciami stare, no, ti prego, no. Ok, chi è questa musica? No. Questo è Profondo Rosso. Sì, no. Ah, no, ecco. Sei tu l'assassino, no, non uccidere, ti prego, non ti ho fatto niente. Questo è il pullman dell'assassino, no, è il pullman dell'assassino, no. Non mi toccare. Che cosa vuoi farmi? No, mettici il coltello, dai, mettici il coltello. Ok? No, ma io mi meraviglio che Antonio Ricci ancora non ha trovato lui, sì, ai nuovi mostri, ma qui è il primo. Ma qui è il primo posto proprio. Guardate i thriller, mi ricevo un sacco di complimenti quanto recito, ci metto passione. Poi? Infatti faccio molti thriller, spero che Dario taggo di Tognazzi, Dario Argento. Vabbè, Tognazzi mica so drammatici cose. Ma io sono disposto a fare commedie, thriller, qualsiasi cosa. Anche le commedie. La signorina dove lo vedrebbe bene? Quale film? Le mie prigioni. Anche okay, il segreto, che ne so, una parte di qualche telefilm, esatto. Vabbè, il segreto, mo. Da cosa? Donna Vittoria, come Donna si chiama quelli? Donna Francesca. Dosi Abate, mi. Sono Dosi Abate, ah. Siamo qui sul pullman, ah. Volevi fottere me, ah.
Ah, rifotto io perché sono Dosi Abate, la regina di Palermo. Ah, sono ancora regina. Elvis Costello non mi ucciderà mai. Ah, mi, Calcaterra, dove sei? Calcaterra, mettici la pistola, mettici la pistola. Mettici la pistola, no, mettici la pistola tu, mettici la pistola, mettici la pistola. Non mi devi toccare, non mi devi toccare. Dosi Abate, sono la regina di Palermo. Mi, mio figlio è vivo, mio figlio è vivo, mio figlio è vivo, mio figlio è vivo. Questo invece è l'appello alla TAU 2 Film. Alla Tau 2 magari. Quindi prendetelo pure alla TAU 2. La Cattleya, Tau 2, ti dico. Poi? Pietro Varsacchi, Camilla Nesbitt, Domenico Procacci, che ne so. Tutti. Tutti, sì. Vabbè. A Sanremo, Vagante Malafemmina. Così chiudiamo. Amici, amici, amici! Femmina, tu sei innamora, femmina, questo chi ha fatto chi anni la lacrima infamità. Femmina, tu sei pezza la vipera, non tu sei l'anima, non puoi più campare. Femmina, tu sei innamora, femmina, questo chi ha fatto chi anni la lacrima infamità. Femmina, tu sei pezza la vipera, non tu sei l'anima, non puoi più campare.